ospite di questa sera, il giudice Flynn. Come la maggior parte di voi sapranno, gli ospiti dovevano essere due e mi dispiace che Carmela De Caro Bonella non può essere con noi per causa di una brutta influenza che l'ha colta fra ieri e questa mattina. Vorrei ugualmente però, per rispetto alla nostra amica che ci dispiace molto che non sia con noi, vorrei ugualmente spiegare perché gli inviti questa volta erano due. Una cosa inconsueta quando invitiamo per il venerdì del direttore, di solito l'ospite è uno solo, questa volta avevamo pensato di invitarne due in relazione a una circostanza occasionale. Quando sono stati in sequenza Giovanni Maria Flick e Carmela De Caro Bonella, sono stati a Cortona ai nostri corsi di orientamento, hanno parlato in sequenza e per una combinazione hanno poi fatto la discussione un po' insieme. Questa discussione fatta insieme, il rimando dall'uno all'altro, era stata una cosa molto piacevole e molto efficace e assolutamente non preparata. Era del tutto improvvisata, perché la cosa poteva andare anche in un'altra maniera. Allora, in quella circostanza è emerso una sintonia fra queste due persone che mi era parso opportuno di ricreare, che purtroppo l'influenza ci impedisce di ricreare. Questo credo che sia dovuto ad alcuni tratti in comune, tanto per cominciare una passione civile per lo sviluppo della nostra società e del nostro paese che accomuna Giovanni Maria Flick con la nostra ospite che questa sera non vedrete, e oltre alla loro competenza e anche la capacità, che secondo me è molto legata a questa passione civile, di trovare il giusto linguaggio per comunicare a un pubblico di non specialisti, fra i quali naturalmente nella fattispecie io sono il meno specialista di tutti o comunque di molti dei presenti, trovare il modo per comunicare anche a persone che non si occupano di questi temi la sostanza, quello che importa al cittadino. La grande generosità che hanno mostrato in quell'occasione entrambi nell'offrirsi alla discussione e alle domande del pubblico. L'altra cosa che le due persone che avevo invitato per questa sera hanno in comune è il fatto di avere una competenza giuridica e professionale, una carriera universitaria e di aver messo le proprie competenze al servizio delle istituzioni. Carmela De Caro Bonella ha insegnato a Bari e ora presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma, ha esercitato importanti funzioni organizzative alla Camera dei Deputati, fin quando il Presidente Ciampi l'ha voluto in una posizione molto vicina a lui, cioè quella di Vice Segretario Generale alla Presidenza della Repubblica. Quanto Giovanni Maria Flick, che abbiamo la fortuna di avere con noi questa sera, è professore ordinario di diritto penale alla stessa Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Guido Carli, di Roma, ed è noto a tutti per la competenza e per l'autorità con cui ha esercitato l'ufficio di Ministro di Grazia e Giustizia nel governo presieduto da Romano Prodi. Dal febbraio 2000 il professor Flick è su nomina presidenziale giudice della Corte Costituzionale. In queste due funzioni altissime, che in un caso ha rivestito, nell'altro riveste ancora, Giovanni Maria Flick è diventato un punto di riferimento essenziale nella vita pubblica in Italia, non solo sulle questioni della giustizia, ma anche nelle riflessioni sullo sviluppo della società. Le sue competenze professionali e le responsabilità istituzionali che ha rivestito e che riveste dà un particolare spessore e uno speciale interesse alle riflessioni che egli ora ci proporrà su un tema di grandissima attualità, l'Europa e la globalizzazione dopo l'11 settembre, la sicurezza e le regole. Diamogli dunque insieme il benvenuto. Grazie. Grazie professor Settis. Sono io che sono lusingato e onorato di parlare in questa sede. Sono solo, non siamo in due, avremmo dovuto svolgere un discorso a due voci, e cioè il problema delle regole della globalizzazione, dopo l'11 settembre, vedremo dopo perché, nelle due valenze, quali regole, quali istituzioni per emanare e per far valere queste regole. Voi sapete che non ci può essere una regola senza un'istituzione da cui essa promani e soprattutto che la faccia osservare. E allora ci eravamo un po' divisi i compiti. Io avrei dovuto parlare delle regole e la professoressa De Caro delle istituzioni.
cercherò di supplire senza esserne in grado, comunque di sviluppare di più il tema delle regole e meno quelle delle istituzioni. Perché sono particolarmente lieto di parlare qui, in questa sede così prestigiosa? Pisa nel 1839 con Leopoldo II ha ospitato, la prima in Italia, la Società Italiana degli Scienziati, la Società dei 40. E questo discorso di apertura intellettuale, di dialogo, di tolleranza, che è poi quello che deve essere il fulcro di una sede di cultura e di una sede universitaria, ha un precedente autorevole. Prima di Leopoldo II, Leopoldo I di Toscana, circa 1786, varava una riforma, la cosiddetta Leopoldina, a 10 anni dalla pubblicazione, a pochi chilometri da qui, a Livorno, della prima edizione dei Delitti e delle Pene di Cesare Beccaria, varava un codice penale e un codice di procedura penale che è un monumento di civiltà. Aboliva la pena di morte, aboliva la tortura, introduceva il contraddittorio e la difesa nel processo, varava un codice di procedura penale, tra l'altro, basato sui sondaggi e sulle statistiche. A 200 anni di distanza, dal momento in cui discutiamo di giustizia, le utilizziamo i sondaggi, c'era già qualcuno che ci aveva pensato prima. E voi capite che per me, che sono stato ministro della giustizia, rileggere la Leopoldina e vedere che tanti problemi sui quali dibattiamo adesso, allora erano, sia pure nel microcosmo della civiltà toscana, già stati risolti all'insegna del rispetto dei diritti fondamentali, è una lezione notevole di civiltà, se non altro perché ci fa pensare che per guardare al futuro dobbiamo anche prima di tutto guardare al passato. Ed è quello che mi propongo di fare in questa conversazione. Quindi, dicevo, c'è una doppia ragione di piacere nel parlare qui. Parlare in una sede di prestigio della cultura e del dialogo, parlare in una terra che ha una lunga tradizione di riconoscimento, di valorizzazione dei diritti fondamentali. Per il discorso che vorrei fare, la testimonianza che vorrei cercare di darvi, lo vedete già dal titolo, è che cosa l'Europa e la sua tradizione, non solo la sua tradizione, la sua apertura attuale in materia di diritti fondamentali, può rappresentare per dare la risposta a una serie di domande che erano già angosciose prima, ma che sono diventate ancora più angosciose dopo l'11 settembre. Cioè, per rispondere alla domanda di quali regole e se possibile avere delle regole di fronte alla globalizzazione e ai problemi che la globalizzazione pone. Vedete, lo ricollego proprio a un'esperienza, il professor Settis ha avuto la bontà di ricordare una conversazione fatta con nei corsi di formazione preuniversitaria della Scuola Normale a Cortona con la professoressa De Caro ai primi di settembre dello scorso anno. Discutemmo in quella sede di globalizzazione, di Europa e di regole, avanzando dubbi, timori, perplessità. Non avremmo immaginato che 5-6 giorni dopo quei dubbi, quei timori e quelle perplessità avrebbero trovato una conferma tanto drammatica quanto urgente nella vicenda dell'attentato terroristico dell'11 settembre. E quindi ci siamo proprio detti dopo, evidentemente, purtroppo siamo stati profeti senza saperlo. Ecco allora che diventa interessante adesso, dopo l'11 settembre, domandarci in modo molto più urgente e domandarcelo anche oggi che stiamo vivendo un momento appassionante ma difficile dell'avventura europea, quali regole per la globalizzazione e che cosa l'Europa può rappresentare per queste regole. Perché dico questo? Perché tutti sappiamo che fino all'11 settembre la discussione sulla globalizzazione, su questo fatto che ci coinvolge e in cui viviamo, sui suoi aspetti positivi e sui suoi problemi e sui suoi interrogativi, ruotava tutta su un interrogativo di fondo. Come conciliare fra di loro il mondo dell'economia
è il mondo della solidarietà e dei diritti fondamentali. Era un interrogativo presente in tutti i dibattiti che si sono svolti, e se ne sono svolti tanti, sul tema della globalizzazione, dal dibattito scientifico vero e proprio al dibattito politico e istituzionale. Proprio stamani su un quotidiano è pubblicato un articolo di Kofi Annan, che vi suggerisco di leggere, che ripropone una serie di affermazioni compiute in occasione dell'Assemblea del Millennio delle Nazioni Unite su questo tipo di problema. Cosa rappresenta il dramma della povertà per il mondo e come il mondo debba affrontare il dramma della povertà, il dramma dell'AIDS e della salute, il dramma di un'Africa che è al di fuori dei circuiti della globalizzazione, o perlomeno della globalizzazione economica. E sono parole non molto lontane da quelle che, ad esempio, Giovanni Paolo II ha usato in occasione del Giubileo. E allora direi analisi culturale, analisi istituzionale e politica ai massimi livelli, analisi della società civile. A Porto Alegre si sta discutendo, in contemporanea con New York, si sta discutendo il tema di fondo della globalizzazione, come conciliare economia e solidarietà. E lo si sta discutendo, se depuriamo dalle violenze che ad esempio hanno caratterizzato a Genova la vicenda del G8, lo si sta discutendo negli stessi termini in cui è stato prospettato da quelle analisi di Kofi Annan e di Giovanni Paolo II. Cioè, fino ad allora, il problema, fino all'11 settembre, si radicava sul fatto che uno sviluppo tecnologico di dimensioni impensabili, la contrazione sempre più marcata della dimensione spaziale e della dimensione temporale, che sono tipiche della globalizzazione, oggi non esistono più le distanze. Oggi vi è un'interazione tale tra il reale e il virtuale che siamo nel mondo e il mondo è in noi attraverso la rete della comunicazione. Oggi però proprio questa contrazione della dimensione dello spazio e del tempo, che è tipica della globalizzazione, ha fatto sì che si venisse a svalutare quella che era una delle risorse principali dello Stato di tipo tradizionale, la localizzazione sul territorio e la capacità, attraverso la sovranità sul territorio, di affrontare una serie di problemi, di mediare tra quelle istanze di economia e di solidarietà che, non più coordinate da uno Stato, cioè da una entità che su uno specifico territorio è in grado in qualche modo di coordinarlo, portate invece a un livello, una dimensione globale, corrono il rischio continuamente di entrare in impatto tra di loro. Abbiamo cioè un processo, un fatto di globalizzazione nel quale siamo immersi e che sembra aver coinvolto soprattutto il mercato e l'informazione. Dico sembra aver coinvolto questi aspetti perché alla globalizzazione nel campo dell'economia o alla globalizzazione nel campo dell'informazione, la rete, non ha fatto seguito uno sviluppo altrettanto organico e ampio di globalizzazione per altri temi altrettanto importanti del villaggio globale in cui viviamo. Penso solo ad esempio al problema della globalizzazione delle regole. Cioè, viviamo in una dimensione nella quale non esiste più lo spazio territoriale, ma le regole continuano a essere agganciate alla concezione di spazio territoriale e di sovranità territoriale. Per carità, sono iniziate, c'è tutta una serie di iniziative e di tentativi di darsi delle regole a livello globale. Il discorso potrebbe essere sviluppato, ma voglio proprio tenermi al tema delle regole. Ad esempio, nelle domande angosciose su una politica a livello globale, su una democrazia a livello globale, se siano ancora valide le regole di rappresentatività e di democrazia alle quali siamo stati abituati fino ad ora, che sono state costruite e calibrate su una realtà di dimensione statuale. Ci troviamo in una situazione
nella quale, per tornare all'interrogativo da cui sono partito, non c'è dubbio che abbiamo registrato, grazie allo sviluppo tecnologico della ricerca, un aumento, o meglio, un miglior sfruttamento delle risorse. Vorrei dire miglior sfruttamento tra virgolette, perché dovremo o prima o dopo fare i conti in questo sfruttamento delle risorse con uno degli ostacoli più significativi alla globalizzazione, cioè la dimensione limitata dell'ambiente. Ed è uno dei temi, infatti, che impattano di più con la globalizzazione. Comunque, a questo aumento delle risorse e del loro sfruttamento fa da pandan la sperequazione nella loro distribuzione. Certamente la globalizzazione non è un male, è un fatto neutro di per sé. È un fatto che ha portato ad aumentare o a sfruttare meglio le risorse. Ma che certamente è vero, anche i poveri stanno meglio. Ma certamente la sperequazione nell'utilizzo delle risorse a livello globale continua a essere molto forte. E non solo continua a essere forte la sperequazione, è cresciuta notevolmente la consapevolezza di quella sperequazione, proprio perché viviamo in un mondo dell'informazione che porta a disposizione di tutti e con immediatezza le notizie. E allora l'altra considerazione che dominava e che era angosciante fino all'11 settembre, che ha trovato una conferma drammatica l'11 settembre, era che alle potenzialità espansive di questo processo di globalizzazione si contrappone, proprio quasi come reazione, tutta una serie di fenomeni di chiusura, di rifiuto della globalizzazione per il timore di perdere la propria identità, di resistenze a una globalizzazione che troppo spesso si manifesta attraverso comportamenti di mercato e che ingenera delle reazioni contrarie, le tensioni etniche, le tensioni religiose, l'intolleranza, i nazionalismi esasperati. È vero che in questi ultimi 50 anni non abbiamo più avuto guerre mondiali, nei primi 50 anni del secolo scorso ne avevamo avute due, però in cambio delle guerre mondiali che non ci sono più abbiamo una sequela di conflitti locali, che tra l'altro con la rete abbiamo in casa. Li abbiamo anche geograficamente in casa se pensiamo alla vicenda dei Balcani, ma siamo in grado in tempo reale di vedere tutti i conflitti che si realizzano in tutto il mondo. E allora direi che quello che abbiamo guadagnato in mancanza di guerre globali, di guerre mondiali, lo abbiamo purtroppo perduto in presenza di guerre locali. E allora, su queste premesse vi sarebbe molto da discutere, da parlarne, posso solo sintetizzarle rapidamente per dare lo schema delle argomentazioni su cui vorrei sviluppare il mio discorso. Il problema di fondo era, ci domandavamo tutti, era la domanda che ci facevamo a Cortona anche, come facciamo a conciliare una globalizzazione che sembra aver portato soprattutto a degli sviluppi nel campo dell'economia con i valori fondamentali dell'uomo, primo fra tutti la solidarietà. Quali regole e quali istituzioni per affrontare questo discorso, dato che l'esperienza ci aveva insegnato che, non bastando più le regole nazionali per ciò che dicevo prima, lo Stato è, non dico superato, ma è in parte disarmato di fronte a fenomeni, pensate agli investimenti in materia di economia finanziaria, che attraversano come delle mandrie di bisonti, Friedman le definite le mandrie di bisonti, la mandria elettronica, che attraversano le economie, le squassano, ecco, al di fuori di ogni controllo. Quali regole? Alcune regole si è cercato di elaborarle, sono le regole, ad esempio, della Banca Mondiale, del WTO, del Fondo Monetario Internazionale, e sappiamo tutti l'insufficienza di queste regole. L'Argentina, con la crisi che si sta vivendo, ne è la testimonianza, direi, più evidente. Cioè le regole nate o sviluppate in una prospettiva e in una logica di mercato e di economia possono cercare di fare qualcosa, ma non sono certo sufficienti ad affrontare il problema. Ed era questa la domanda che tutti ci ponevamo fino all'11 settembre mattina. L'11 settembre è cambiato qualcosa.
ed è cambiato molto, a mio avviso. È cambiato molto perché l'11 settembre abbiamo assistito, grazie alla rete, in diretta, a un ulteriore, nuovo, aberrante fatto di globalizzazione. Cioè l'attentato dell'11 settembre è una forma di globalizzazione o di sfruttamento delle risorse e degli strumenti della globalizzazione portati al massimo grado, quasi per provocarne l'implosione. Gli attentati dell'11 settembre utilizzano la rete dell'informazione, utilizzano la rete finanziaria. Pensate a tutte le polemiche, i discorsi che si sono fatti sulla necessità di un controllo della rete finanziaria per cercare di individuare i trasferimenti di denaro legati ai movimenti terroristici. Hanno utilizzato la rete dei trasporti, in particolare quella del trasporto aereo. L'attentato dell'11 settembre si è avvalso della mobilità delle persone e della mobilità delle risorse finanziarie, che è tipica della globalizzazione. L'attentato dell'11 settembre ha sfruttato le carenze dei sistemi di controllo di quella mobilità, sia delle persone, pensate ai controlli negli aeroporti, ai check-in negli aeroporti, sia della mobilità delle risorse finanziarie, carenze che diventano inevitabili, ecco di nuovo il tema delle regole, in un contesto che è rivolto soprattutto ad obiettivi economici. In un mondo in cui la eliminazione dello spazio e delle distanze è coefficiente essenziale della globalizzazione, reintrodurre o introdurre dei controlli alla mobilità delle persone costa, ritarda quella mobilità, ritarda quello che riteniamo essere un coefficiente importante della globalizzazione. E tutti ricordiamo la crisi dei trasporti o la crisi delle assicurazioni sui trasporti che ha fatto seguito in un primo momento all'attentato dell'11 settembre. Allora direi che la vicenda dell'11 settembre deve servire anche come momento di riflessione, perché, dicevo prima, puntava a una implosione della globalizzazione, cioè puntava a sfruttare le contraddizioni della globalizzazione. E gli obiettivi di quell'attacco sono altrettanto globali. Gli Stati Uniti, inteso come simbolo, come leader di una certa concezione della globalizzazione, e gli emblemi del potere politico, economico e militare degli Stati Uniti. La cultura e il modo di vivere degli Stati Uniti occidentale, l'assetto politico di quegli stati arabi moderati più vicini all'Occidente. E allora questo mi fa pensare che forse quell'attacco, tra le tante motivazioni, possa avere anche quelle motivazioni di cui parlavo prima, di chiusura, di reazione, di difesa aberrante di una identità che rifiuta la logica di una globalizzazione intesa come globalizzazione del mercato. Se l'attentato dell'11 settembre è un fatto di globalizzazione, direi tipico, è altrettanto un fatto di globalizzazione la reazione a quell'attentato, la risposta. Si è capito subito che non poteva essere una risposta di autodifesa soltanto dello Stato aggredito. Autodifesa è necessaria, è legittima, è doverosa, ma non era sufficiente, e ricordiamo tutti, la ricerca di una coalizione, il superamento delle alleanze di tipo tradizionale a cui eravamo abituati, il superamento della NATO e la ricerca di nuove alleanze che erano impensabili fino a qualche tempo prima. L'alleanza Cina Russia, Stati Uniti, alla quale se avessimo pensato qualche tempo prima ne avremmo pensato in termini di romanzo di fantascienza. La doppia richiesta, che è interessante, di un intervento dell'ONU da parte degli Stati Uniti per legittimare l'autodifesa, da parte di altri per contenere e ridurre quell'autodifesa. E a questo punto questo discorso ci porta allora a dire che se prima dell'11 settembre il nostro dibattito sulla globalizzazione, non dico si esauriva, ma poteva in certo qual modo sintetizzarsi nella domanda quali regole e quali istituzioni
per conciliare tra loro economia e solidarietà, dall'11 settembre, avuto riguardo alle caratteristiche dell'aggressione dell'11 settembre e alle caratteristiche della risposta a quell'aggressione, il dibattito introduce una terza componente. Quali regole e quali istituzioni, non solo per cercare di coordinare e di mettere d'accordo economia e solidarietà tra di loro, ma per coordinarle entrambe con la sicurezza. Perché l'11 settembre pone un problema di sicurezza. Pone un problema di sicurezza che è drammatico, perché la sicurezza interagisce pesantissimamente sia con l'economia sia con la solidarietà. Sicurezza può voler dire maggiori controlli sulla mobilità delle persone, cioè può voler dire dover andare in una direzione esattamente opposta a quella che ci ha portato a questo stato di globalizzazione, che ha come presupposto la mobilità delle persone. Può voler dire costi molto pesanti, è stato notato negli Stati Uniti, no? Il costo della sicurezza negli aeroporti in termini di costo economico dei controlli e di costo temporale delle operazioni di controllo ha provocato dei grossi problemi alle compagnie di navigazione aerea. Questo è un problema di costi significativo. Così come la sicurezza impatta sull'economia anche sotto un altro profilo, la mobilità dei capitali, che è alla base dell'economia finanziaria che tutti sappiamo, la net economy, oggi c'ha, non dico prevalenza, ma c'ha una grossa equivalenza con l'economia reale. Se cominciamo a introdurre per esigenze di trasparenza e di sicurezza, se cominciamo a introdurre dei filtri alla libera circolazione delle risorse finanziarie, tutto questo si traduce in costi economici. Ma il problema che a me interessa di più, come uomo che si dedica alle regole, è l'altro, l'impatto della sicurezza sulla solidarietà e sui diritti umani. Ed è un impatto pesantissimo. È un impatto di cui ci siamo accorti già subito dopo l'11 settembre, quando ad esempio gli Stati Uniti hanno introdotto la carta d'identità, o l'Inghilterra hanno introdotto la carta d'identità, introducendo un qualche cosa che usciva assolutamente fuori dagli schemi logici di una cultura abituata alla libertà. Ce ne siamo accorti ancora di più quando l'Inghilterra, che aveva da poco accettato nel suo sistema giuridico la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ha invocato essa per prima quella clausola della Convenzione Europea che consente in situazioni di emergenza la sospensione delle garanzie. Ce ne siamo accorti una volta di più quando la diffusione dei video di Bin Laden ha riportato d'attualità il tema delle possibilità di introdurre una censura o un'autocensura alla circolazione delle idee, nella misura in cui, come si sostiene da qualcuno, questa circolazione delle idee si risolva in messaggi terroristici o in apologia di terrorismo. E direi che il clou di questa situazione, del possibile scontro tra sicurezza e solidarietà, quando parlo di solidarietà, forse con un po' di improprietà per ragioni di comodità di discussione, inglobo tutta quella dimensione umana alla base della quale vi sono i diritti fondamentali. Proprio in questi giorni il dibattito su Guantanamo, la differenza tra il talebano americano, che è in giudizio dinanzi a un gran giurì della Virginia con un cospicuo corteo di avvocati, e i talebani arabi, che sono nelle gabbie a Guantanamo e nei confronti dei quali si discute se siano prigionieri di guerra, conseguenza applicazione della Convenzione di Ginevra, o se siano non si sa che cosa, ecco, ci dimostra a quale livello sta arrivando il dibattito tra sicurezza e diritti fondamentali. Stamani leggevo su un giornale un'intervista di Dershowitz, uno dei più seri e più bravi avvocati americani, che evidentemente in modo polemico riproponeva quel tema che è stato dibattuto dai media americani subito dopo l'11 settembre, la liceità se non la doverosità della tortura per poter ottenere informazioni dai terroristi per evitare che si commettano
altri fatti di terrorismo. Ecco. Questo ci dice che a questo punto diventa drammatica la necessità di risolvere quell'interrogativo arricchitosi dopo l'11 settembre, come conciliare fra di loro economia, solidarietà e sicurezza. Anche perché, tra l'altro, una conciliazione o un coordinamento dell'impatto economia-solidarietà può voler dire aumentare il tasso di sicurezza. Cioè, io sono convinto, ma lo siamo tutti, sto dicendo delle cose ovvie come la scoperta dell'acqua calda, l'eliminazione delle sperequazioni più marcate nella distribuzione delle risorse, che adesso avvertiamo molto di più, e il tentativo di arrivare a una globalizzazione non settoriale, cioè non limitata al mercato e all'informazione, ma tesa a favorire l'integrazione, beh, direi sono una via obbligata per evitare quella saldatura tra povertà, emarginazione e fondamentalismo che, se non una causa, è certamente un terreno fertile per allineare, per l'evoluzione del terrorismo come forma paradossale, aberrante e macroscopica di affermazione di identità. Per la verità, l'esperienza della globalizzazione prima dell'11 settembre dava qualche spunto di riflessione che può forse aiutare a cercare di capire la strada da seguire. Cioè, già prima avevamo un campo diverso dal terrorismo, diverso per quantità e qualità, ma in fondo vicino, il campo della criminalità organizzata e transnazionale, nel quale si era posto il problema di come affrontare il coordinamento tra sicurezza, economia e diritti fondamentali, rispetto dei diritti fondamentali e solidarietà. Vedete, una cosa che è stata sottovalutata, ce ne siamo perché anch'io un po' ho cercato di occuparmene nelle esperienze precedenti a quella di Ministro della Giustizia. In pochi avevamo cominciato a preoccuparci del fatto che la criminalità organizzata e transnazionale, quando parlo di criminalità organizzata intendo tutta, non intendo solo la criminalità organizzata della droga, intendo soprattutto il versante economico della criminalità organizzata, che è strettamente connesso al versante violenza. La criminalità organizzata è una delle prime forme di globalizzazione. Perché? Perché la criminalità organizzata non da ora ha sfruttato sia gli effetti criminogeni che nascono dalla sperequazione nella distribuzione delle risorse, sia gli effetti criminogeni che nascono dalle reazioni di chiusura e di intolleranza alla globalizzazione. Cioè, spiego meglio, tutto il traffico umano, il traffico di clandestini, di immigrazione clandestina, sfrutta quelle sperequazioni nella distribuzione delle risorse perché predispone organizzazioni per il trasferimento degli immigrati clandestini, organizzazioni criminali, sfruttando proprio uno dei coefficienti, uno delle situazioni, l'immigrazione clandestina, che è più evidentemente collegata alla sperequazione nella distribuzione delle risorse. Lo stesso discorso, parlavo prima delle reazioni di intolleranza e di chiusura e i conflitti etnici e religiosi che sono il portato di una reazione perversa alla globalizzazione. Beh, tutta la criminalità collegata al traffico di armi e al terrorismo sfrutta in termini di effetto criminogeno queste situazioni. Si aggiunga al fatto che la criminalità è stata una delle prime forme di attività a sfruttare le caratteristiche della globalizzazione. Elevata mobilità delle persone, elevata mobilità delle risorse finanziarie, abbattimento, perché costava troppo, dei controlli sulla mobilità delle persone e delle risorse finanziarie. E siamo arrivati, lo sappiamo tutti, al fatto che uno Stato nazionale non è più in grado, con le proprie leggi, come non è in grado di fermare un'economia che lo attraversa passando al di sopra di lui, non è nemmeno in grado di fermare con le proprie leggi nazionali una criminalità che opera prescindendo dalla dimensione territoriale.
se non altro perché, prendiamo l'esempio di Schengen in Europa, le persone circolano liberamente nello spazio giuridico europeo e con esse i soggetti che hanno dei conti con la giustizia, le sentenze, le leggi, i provvedimenti dei magistrati non circolano altrettanto liberamente. Ecco il problema. Cioè ci ritroviamo di nuovo quel discorso da cui sono partito, l'indebolimento dello Stato nel cercare di affrontare fenomeni che passano al di sopra di esso perché sono sganciati dalla dimensione territoriale, mentre lo Stato ha delle leggi e degli strumenti che possono lavorare soltanto sulla dimensione territoriale. L'esempio più lampante è quello del riciclaggio, l'esempio su cui ci siamo confrontati per primi. Pensare di affrontare una lotta al riciclaggio del denaro sporco soltanto in chiave nazionale è una stupidaggine, una presa in giro. Per lungo tempo ci abbiamo provato, ma non serviva a niente. Il denaro entrava e usciva e certamente era impensabile creare delle barriere artificiose come quella che ad esempio creiamo in Italia nel 1976, se non vado errato, la legge penale valutaria che infatti dopo qualche tempo dovemmo abolire. Come si è affrontato il tema della lotta alla criminalità multinazionale, transnazionale, in quanto espressione di globalizzazione? Avviando una serie di iniziative, prima di collaborazione bilaterale, poi di collaborazione multilaterale fra Stati, poi i primi tentativi e i primi approcci di arrivare a creare strutture veramente sovranazionali per affrontare questi temi. L'esperienza più recente, anche se per ora non particolarmente riuscita, almeno fino ad ora, la firma di quella convenzione nel 1998, istitutiva del Tribunale Internazionale per la Repressione dei Crimini contro l'Umanità e il tentativo, perché non ci siamo ancora arrivati, di elaborare un codice dei delitti contro l'umanità. La Convenzione delle Nazioni Unite firmata a Palermo, l'ultima firmata a Palermo l'altro anno, sulla lotta al crimine transnazionale. Ecco, allora, questa è stata la traccia di lavoro per cercare di combattere la criminalità transnazionale. Questa probabilmente è la traccia di lavoro per cercare di affrontare il tema della sicurezza di fronte al fenomeno globale terrorismo. Con un problema però, che mentre per la lotta alla criminalità organizzata e transnazionale probabilmente potevamo, almeno a parole, accontentarci di lavorare sulle regole, per la lotta al terrorismo non ci basta lavorare sulle regole, cerchiamo di armonizzare le regole, anche perché altrimenti si creerà il fenomeno che alcuni stati, abbassando la soglia delle loro regole, attireranno in termini di concorrenzialità quei capitali sporchi o quelle attività di impresa criminale che non vanno più negli stati dove la soglia è alta. Dicevo, quando ci collochiamo nella logica di una lotta, di un'attività globale di ricerca di sicurezza che abbia come obiettivo la repressione o la prevenzione di un terrorismo che mette in crisi le ragioni stesse di identità e di sopravvivenza, perlomeno a livello di emblema, non è più solo un problema di regole. Dobbiamo passare dalle regole ai valori guida ispiratori di quelle regole. Ecco dove io credo che il tema dei diritti fondamentali irrompe prepotentemente, anche per ciò che dicevo prima sugli impatti che la sicurezza può avere sulla solidarietà, irrompe pesantemente. Ed ecco perché da qualche tempo a questa parte so perfettamente quali sono le obiezioni che vengono fatte da molti. Parliamo troppo di diritti fondamentali e parlare troppo di diritti fondamentali vuol dire limitarsi a una fase declamatoria priva di effettività. Qualcuno sostiene polemicamente che abbiamo più che mai bisogno di un'affermazione di Stato, perché se continuiamo a parlare di diritti fondamentali in una dimensione globale facciamo un bel discorso teorico che non risolve nulla. Però io credo che
e qui passo all'ultima fase del mio discorso e mi arrivo alla conclusione, che proprio alla luce dell'esperienza europea noi possiamo avere una indicazione sufficientemente concreta di quella strada che stiamo cominciando a esaminare e a intravedere per rispondere alla domanda come conciliare economia, solidarietà e sicurezza. Perché? Perché in fondo la tradizione europea è la tradizione in cui sono più radicati i diritti fondamentali e in cui sono nati nella concezione illuministica, in cui hanno trovato i primi riconoscimenti di tipo statuale e costituzionale. Adesso faccio volutamente un errore, una gaffe, ma l'affermazione dei diritti fondamentali nella Costituzione americana io la considero un portato, la attribuisco all'esperienza europea. Probabilmente i costituzionalisti e gli storici mi potranno correggere e censurare, però io la vedo legata idealmente a quella leopoldina di cui parlavamo prima, alla Costituzione francese, a tutto il cammino dei diritti umani nel loro procedere da un riconoscimento filosofico, culturale, religioso, se vogliamo, a un riconoscimento giuridico e statuale. E più ancora, vedo importante questa lunga marcia per i diritti umani in Europa con il passaggio, dopo l'ultima guerra mondiale, a uno stadio, quello della riconosciuta necessità che i diritti umani abbiano una effettività. L'istituzione della Corte di Strasburgo e l'affermazione, il riconoscimento che nell'ambito dello spazio europeo, Consiglio d'Europa, vi è un diritto soggettivo ad azionare da parte di ciascuno di noi la tutela dei diritti fondamentali innanzi a un organismo giurisdizionale sovranazionale che può condannare, anche se solo a un risarcimento dei danni, lo Stato che abbia violato quei diritti umani che sono contenuti nella sua Costituzione o che comunque sono contenuti nella Convenzione europea, direi un grosso passo in avanti nella logica dei diritti umani. E poi vedo altri due passi in avanti importanti, trasferendoci dallo spazio del Consiglio d'Europa allo spazio dell'Unione europea. Vedo altri due passi importanti, anche se irti di difficoltà, nella creazione, che non dobbiamo ancora fare, che è già prevista dal Trattato di Maastricht, di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, che è già operante ed è già previsto da Maastricht e ribadito da Amsterdam. Uno spazio nel quale vi sarà molto ancora da fare. Alcune difficoltà di questi giorni lo dimostrano, ma che è importante aver cominciato ad affermare, cioè uno spazio nel quale stiamo cercando, questo ve lo posso dire alla luce dell'esperienza che ho potuto fare come Ministro della Giustizia, un lavoro molto forte a Bruxelles nel Consiglio d'Europa che è stato fatto per arrivare a una ragionevole omogeneizzazione delle disposizioni processuali e delle disposizioni penali sostanziali dei diversi paesi appartenenti all'Unione, proprio per la realizzazione concreta di questo spazio giuridico che ha dato anche luogo alla creazione di strutture come Europol o Eurojust, di strutture che cominciano a funzionare e ha dato luogo a forme di cooperazione giudiziaria che cominciano a funzionare. E mi pare importante questo discorso proprio per sottolineare che in un'area ragionevolmente omogenea, quale è l'Europa, si può arrivare e si sta arrivando alla realizzazione di un ambiente di regole comuni. L'altro passo altrettanto importante, anche questo consentitemi lo ricavo da un'esperienza personale, sono stato, ma allora era più facile nominare i rappresentanti governativi alle convenzioni, sono stato rappresentante del governo italiano alla convenzione di Bruxelles che ha lavorato alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Lo sono stato fino al giorno in cui, purtroppo per fortuna, purtroppo perché ho dovuto lasciare la Convenzione, per fortuna, sono stato nominato dal Presidente della Repubblica giudice costituzionale, mi ha sostenuto qualcuno che ne sapeva molto più di me, il Presidente dell'Authority della Privacy, Rodotà,
ma l'esperienza che ho fatto a Bruxelles per la Carta dei diritti fondamentali mi ha anche dato un altro stimolo molto forte, cioè quello al lavoro per la realizzazione di quella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, per carità, mezzo cavallo e mezzo uomo, mezzo documento politico e mezzo documento giuridico, qualcuno dice solo ricognitiva, qualcuno dei diritti già esistenti, qualcuno dice no, non solo ricognitiva, ma destinata a dare corpo ai diritti di terza e quarta generazione, qualcuno dice più arretrata delle carte costituzionali nazionali, qualcuno dice più avanzata, si può dire tutto e il contrario di tutto. L'essenziale è che con una formula nuova, e qui mi spiace che non vi sia Melina De Caro, perché avrebbe dovuto toccare lei il tema delle istituzioni, una formula che metteva intorno a un tavolo Commissione, rappresentanti dei governi, parlamenti nazionali e Parlamento europeo, si cercava di cominciare a percorrere quella strada del superamento dell'eurocrazia di cui tanto ci stiamo occupando. E penso che quella Carta dei diritti fondamentali, con tutte le sue lacune, con tutti i suoi interrogativi, possa essere considerata un passo, un primo passo significativo per la seconda avventura a cui stiamo preparandoci ad assistere, se decollerà la nuova convenzione che dalla Carta dovrà passare, non vorrei chiamare a elaborare una Costituzione europea, dovrà passare ad affrontare il tema delle istituzioni e non solo quello delle regole. Ecco, e lì su questo mi fermo perché vedrei una competenza non mia, non solo, ma perché siamo appena agli inizi di ciò che deve capitare. Vorrei segnalare una cosa, sottolineare una cosa sola. Avevo appena finito di leggere quella bellissima riflessione di Dahrendorf, che qualcuno accusa di essere divenuto euroscettico, e che diceva: è impensabile una Costituzione senza un'emergenza che riesca a portarla avanti e a coagularla. E io mi domandavo tra me e me se per caso l'emergenza da cui debba nascere la, tra virgolette, Costituzione europea non sia proprio l'emergenza rappresentata dall'11 settembre e da ciò che l'11 settembre ha voluto significare. E qui veramente concludo, ma concludo, se mi consentite, con uno slogan. L'Europa, in fondo, con il passaggio all'euro, penso sempre alla moneta come strumento di dialogo, oltre che come strumento di comunicazione, di scambio. L'Europa ha collocato, proprio simbolicamente, nel passaggio dalle monete nazionali all'euro, la presa di coscienza compiuta della necessità di passare da una dimensione di mercato a una dimensione più ampia, politico-istituzionale, culturale, di identità europea e di cittadinanza europea. È una strada che fa tremare le vene ai polsi se si pensa a quanto cammino c'è da percorrere e a quanto gli egoismi nazionali continuino a bloccare questo processo. Pensiamo solo a cosa è successo l'altro anno a Nizza, dicembre dell'altro anno a Nizza. Però la mia sensazione, e vorrei proprio darvela come sensazione anche di fiducia, di speranza, anche perché non c'è altro in cui sperare, è proprio questa, che l'Europa, che ha cominciato ad avvertire la necessità di arrivare a una globalizzazione, cioè di passare da una dimensione di mercato e finanziaria a una dimensione più ampia nel suo contesto, è un contesto nel quale l'ambiente omogeneo o relativamente, ragionevolmente omogeneo tra i vari paesi europei, quelli attuali inseriti nei 15 e quelli dell'allargamento, l'Europa che ha cominciato questo processo, se riuscisse a completarlo, potrebbe diventare un qualche cosa di significativo nel processo di globalizzazione mondiale. Cioè, in altre parole, e concludendo, o meglio aprendo la discussione, dobbiamo completare una globalizzazione a misura di Europa per avere un domani un'Europa a misura di globalizzazione. Grazie, io spero di non avere superato il tempo economico.
l'Europa ce la faccia a globalizzarsi al suo interno in maniera sempre maggiore. È però abbastanza probabile, abbastanza facile in un certo senso, visto le difficoltà di altre operazioni, perché siamo molto omogenei, come ha detto. Sì. Però la globalizzazione di cui si parla è ben altro, è mondiale. E mondiale vuol dire attraverso culture, colore della pelle, una serie di difficoltà e di differenze tremende. La globalizzazione fa muovere liberamente i capitali, fa muovere liberamente l'informazione, quindi si vede come stanno gli altri, non fa muovere legittimamente le masse dei lavoratori. Io non vedo una facile soluzione a questo, perché se non si spostano, io credo che sia inevitabile che le differenze di reddito peggioreranno, diventeranno maggiori, non si attenueranno. D'altra parte, se le orde si muovono e vanno laddove si può, quello che nascono sono enormi, tragici conflitti locali dovuti all'intolleranza, alla incomprensione, alla differenza di culture che si radicano altrove. Come se ne esce andando avanti così? Sì, lei ha sintetizzato molto più efficacemente quello che io ho prospettato in esposizione. Io sono della teoria del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. La situazione ci consente di dire tranquillamente che possiamo essere pessimisti o possiamo essere ottimisti. Preferisco cercare di essere ottimista che non pessimista. E quindi sto cullandomi nella speranza che, se, perché io non sono poi così sicuro che sia facile fare la globalizzazione europea. E certe esperienze di questi giorni me lo fanno temere. Proprio queste polemiche che sono venute fuori sullo spazio giuridico europeo, le polemiche legate alle presenze dei vicepresidenti nella convenzione, i siluri che sono già partiti per la convenzione. Ragiono in termini paradossali e rovesciati, ma se non siamo nemmeno capaci di fare una globalizzazione in un contesto omogeneo, come pensiamo di poter affrontare una globalizzazione in un contesto disomogeneo come quello mondiale? Ed è ovvio, non sono in grado, ma credo nessuno di noi sia in grado di dare una risposta alle prospettive che lei pone, se non altro perché probabilmente dovremmo cominciare ad affrontare il tema di una democrazia a livello globale, che non, probabilmente non è più la democrazia parlamentare, statuale, rappresentativa a cui siamo abituati. Mi auguro per esempio che da Porto Alegre venga fuori qualche indicazione in questo senso. Penso però che, appunto, a proposito delle masse, delle migrazioni e dell'intolleranza, che un'Europa che rappresentasse un quid sufficientemente omogeneo avrebbe una forza contrattuale ed economica sufficientemente significativa, forse una forza economica sufficientemente significativa, accompagnata alla tradizione di cultura e di diritti umani di cui parlavo quando pensavo a una globalizzazione europea, potrebbe diventare un interlocutore valido negli Stati Uniti e a rischio di quella egemonia del più forte che altrimenti dobbiamo temere. Ecco, quindi condivido pienamente le sue perplessità, non sono in grado di dare una risposta se non nel dire: cerchiamo di cominciare almeno a realizzare un qualcosa in un contesto di omogeneità, che poi mi pare abbastanza difficile, perché appena pensiamo all'allargamento, da un lato il problema dei fondi strutturali, dall'altro il problema del diritto di veto e del voto ponderato o dell'alternativa ogni 6 anni alla presidenza della Commissione da parte dei singoli paesi, dimostrano come la cosa sia difficile. Quindi dichiaro onestamente, non sono in grado di rispondere alla domanda. Rispondo alla domanda con una mini domanda dicendo: almeno cerchiamo di cominciare, perché se no sottoscrivo in pieno le sue considerazioni. Sì, appunto, questa, come si dice, discrasia fra i problemi da una parte e le soluzioni che si tentano di dare dall'altra è formidabile, diciamo, no? E bisognerebbe cercare di capire
come si fa per darsi una smossa. Le volevo chiedere in particolare, no? È giusto dire che c'è un collo di bottiglia che va superato, in questo, che è questo. Bisognerà arrivare il più presto possibile a un trasferimento di poteri dagli stati nazionali a qualche altra istituzione superiore, da inventare, non voglio dire, ma insomma è una cosa su cui si può essere d'accordo e che bisognerebbe che si accettasse o no, oppure è una cosa su cui si può discutere, è una questione su cui si può discutere. A mio parere si passa di lì. Gli stati nazionali non sono più adeguati a gestire questi problemi, quindi diciamo. Dunque, prima cosa, non sottovalutiamo troppo gli stati nazionali, ne abbiamo bisogno, perché una costruzione sovranazionale può funzionare in chiave di sussidiarietà, primo. Secondo, ma qui dovrebbe essere un costituzionalista e non un penalista a parlare, o un politologo, non abbiamo ancora trovato degli strumenti di democrazia che sostituiscano la democrazia rappresentativa agganciata agli stati nazionali. E la testimonianza più evidente l'abbiamo nel poco pathos e nei picchi bassi di partecipazione alle elezioni europee, perché ci lamentiamo tutti che l'Europa è un'Europa degli eurocrati, poi però alle elezioni europee non solo noi italiani, tutti, parliamo solo di problemi italiani, di problemi nazionali, e utilizziamo le elezioni del Parlamento europeo semplicemente come test per le problematiche della politica italiana, della politica interna. C'è il collo di bottiglia, trasferire potere a istituzioni superiori. Io credo che ci si sia tentato, tutta l'elaborazione del diritto internazionale ha cercato di lavorare su questa prospettiva, sia pure in un'ottica, vorrei dire anche qui, commetto una gaffe, vedete, ho la fortuna di poter essere un borderline, cioè essendo un penalista posso dire delle stupidaggini negli altri settori del diritto senza pagare sanzioni, mi perdonano perché si sa che i penalisti il diritto lo masticano poco. Però ho avuto la netta sensazione che il tentativo, che tanto sia cambiata la prospettiva. Un tempo, se mi passa la battuta, per gli Stati, qual era l'obiettivo fondamentale per uno Stato? La dichiarazione di indipendenza. Adesso mi pare di capire che l'obiettivo fondamentale per un qualsiasi Stato sia la dichiarazione di interdipendenza, cioè la ricerca di connessioni con altri. E mi sembra che il diritto internazionale sia passato da una dimensione contrattualistica di reciprocità a una dimensione diversa, nella quale ad esempio si riconosce il principio di ingerenza, è superato il principio di non ingerenza in materia di diritti umani, anche se poi le applicazioni pratiche lasciano molto perplessi di questo principio di ingerenza. Nel momento in cui abbiamo superato il discorso del principio di non ingerenza e della reciprocità o della parità tra Stati, si pone automaticamente il problema di arrivare a individuare delle autorità sovranazionali. Faccio un esempio, citavo prima la convenzione per l'istituzione di una Corte Penale Internazionale, che abbiamo firmato a Roma nel 1998, per entrare in funzione ha bisogno di essere accettata da almeno 60 stati, finora mi pare siamo a quota 45-46. Il problema è che tra quelli che non ne vogliono sapere ci sono alcuni stati particolarmente importanti, primo fra tutti gli Stati Uniti, che ha sempre dichiarato la sua palese avversità a una convenzione di questo tipo o una giustizia sovranazionale internazionale di questo tipo. Penso anche ad altre esperienze di creazione di regole di istituzioni sovranazionali. Citavo prima il Fondo Monetario, la Banca Mondiale o il WTO. Strutture, istituzioni e regole che, partite con obiettivi di tipo economico-commerciale, hanno piano piano allargato i loro obiettivi di regolamentazione. Ad esempio, tempo addietro sarebbe stato impensabile per la banca centrale porsi il problema della good governance dei paesi a cui dai finanziamenti. Adesso comincia a farlo. Sarebbe stato ancora più impensabile
per la Banca Centrale, per la Banca Mondiale, affrontare il tema della povertà. Adesso sta cominciando a porselo. E questo mi fa pensare che, per fortuna, stiamo cominciando a prendere coscienza della necessità di trovare forme sovranazionali di legittimazione. Ancora una volta torno all'Europa, io non so quali possono essere queste forme, non lo so nemmeno, ma vedo che non lo sanno nemmeno gli altri, per l'Europa. Ecco perché considero la sfida europea, ecco perché ci eravamo detti con Melina Recaro l'Europa e la globalizzazione. Ecco perché anche sotto questo profilo l'esperienza europea che stiamo cercando di portare avanti potrebbe dare una qualche risposta, potrebbe dare una qualche indicazione. Non ho idea, non penso che sia facile creare un governo mondiale. L'ONU, che pure qualcosa sta cercando di fare, ha dimostrato tutte le sue lacune e le sue debolezze, a cominciare dal fatto che gli si lesinano i soldi proprio perché non si accettano certe sue prese di posizione. Certamente lei ha seguito poco prima di dell'11 settembre la conferenza mondiale sul terrorismo svoltasi in Sudafrica, la quale è finita con la constatazione che non riusciamo a metterci d'accordo su che cosa sia terrorismo. Non è molto incoraggiante il panorama. Ecco perché una volta di più vale la non risposta che ho dato alla domanda formulata prima della sua: credo, spero e penso nell'Europa come tentativo per continuare a portare avanti questo discorso. Può essere che attraverso le formule della organizzazione europea riusciamo a cominciare a sperimentare un qualche cosa che un domani possa valere anche in una dimensione più ampia. Però non sono veramente in grado di darle una risposta su che tipo di strutture possano essere giustificate o sia possibile realizzare per trasformare questo collo di bottiglia. So solo che se non usciamo dal collo di bottiglia forse corriamo il rischio di avere 100.000 Bin Laden e magari con strumenti tecnologici più capaci di quelli che erano i 3 aerei o i 4 aerei dell'11 settembre. Ecco, buonasera. A me ha fatto molto piacere che lei abbia fatto riferimento prima a Porto Alegre e alle potenzialità che sono insite in questo World Social Forum di rimettere in discussione le regole della globalizzazione e della democrazia. Ecco, mi è sembrato anche che nel World Economic Forum, che è in atto in questi stessi giorni, sì, ci sia un'apertura leggermente maggiore alle ultime del WTO, eccetera, su questa nuova voce che si sta sentendo. Ma volevo chiedere, dal suo punto di vista, è effettivamente possibile istituire questo, insomma, una specie di organismo sovranazionale o arrivare a un dibattito che possa concretizzare e unire le due istanze, quella che viene dal basso, diciamo così, e quelle che comunque restano e perdurano di un mercato mondiale che di certo non sarà disposto ad ascoltare fino in fondo le rivendicazioni di Porto Alegre, o sarà ancora una volta un'illusione destinata a cadere nel nulla e ad essere ghettizzata, come si è visto a Genova, come rivendicazione di un gruppo di facinorosi, di violenti, o che dir si voglia. Posso darle una risposta nella mia esperienza personale, qui non entra in gioco quel poco di preparazione giuridica che ho. Io noto un passaggio molto impositivo da Genova a Porto Alegre, molto molto positivo, perché intravedo, o comincio a vedere a Porto Alegre, una possibilità di, non dico di dialogo con l'istituzione, ma comincio a vedere un qualche cosa che a Genova non ero riuscito a vedere. Cioè a Genova c'erano stati i gabbioni metallici che separavano il G8 dalla società civile e c'erano stati i black bloc che erano stati purtroppo l'unico ponte aberrante tra queste due realtà. Devo dire che già a Genova mi era sembrato di cogliere, qualcuno potrebbe dire che è una semplice declamazione retorica, ma nel documento finale del G8 a Genova si cominciavano a porre alcuni interrogativi. E soprattutto a Genova è emerso
ed è stato importantissimo, l'interrogativo sulla crisi di identità del G8. Ma vale la pena riunirci in queste condizioni? O non vale la pena andare a fare il forum, come si è stabilito per il prossimo, nelle montagne rocciose canadesi? E guardi che quando uno comincia a dubitare della propria identità, quello è il momento in cui si possono cambiare le cose. Cosa c'è di positivo che vedo? Non ho ancora avuto modo di esaminarlo. Le confesso una cosa, mi sarebbe piaciuto andare a Porto Alegre, ma come giudice della Corte Costituzionale evidentemente non potevo farlo, anche perché c'ho udienza in questi giorni. Cosa vedo di positivo? Una prima timida saldatura tra alcune forme istituzionali e la società civile. I sindaci, i vari sindaci che sono a Porto Alegre, sono lo spiraglio per dire che si può cominciare a costruire un qualche cosa, cioè che si può perlomeno cominciare a dialogare tra società e istituzione. E vedo un'altra cosa enormemente positiva a Porto Alegre, ed è forse quello che mi dà più la speranza, il discorso dei giovani. Il dramma è noi continuiamo a pensare di essere soltanto noi di una generazione che ormai ha esaurito il suo compito, che è vecchia, che può essere sì appassionata o aperta, sia pure con un po' di difficoltà alle novità, ma siete voi che dovete affrontare queste realtà. Cioè mi sembra di cogliere a Porto Alegre un discorso di gioventù, nella quale spero moltissimo. Vedo un paragone, entro certi limiti, con certe manifestazioni di entusiasmo. L'altro anno, quando è stato il giubileo del 2000, nell'incontro di Roma tra il Papa e i giovani, non mi interessa la dimensione religiosa, mi interessa l'entusiasmo, la sincerità e la generosità con cui i giovani hanno saputo parlare in quell'occasione e con cui sanno parlare in questa occasione. Un qualche cosa che a Genova è stato soffocato dalla violenza dei Black Bloc, dalla reazione e dalla contrapposizione, che a Porto Alegre non c'è. Quindi da questo punto di vista mi sembra che qualche piccolo stimolo positivo ci comincia a essere. E se riuscirete a tradurre questo discorso in uno sforzo di fantasia, può anche essere che poi si trovino quelle famose sbocchi dal collo di bottiglia che noi non siamo più capaci di trovare, perché continuiamo a ragionare in termini di formazione, quella che abbiamo avuta di tipo tradizionale. Io devo ringraziarla perché è stato molto bello sentirla. Vorrei però chiederle una qualche definizione sui termini di cui abbiamo parlato. Per esempio, quale globalizzazione? Ora, noi abbiamo parlato di globalizzazione come se fosse qualcosa di ineluttabile, come se fosse un fatto, qualcosa che sostanzialmente nasce secondo regole che noi non vogliamo. Cioè secondo le regole sostanzialmente inevitabili che dipendono dalla nostra stessa natura. Per esempio il bambino appena nato cosa fa? Per conoscere il mondo si porta gli oggetti alla bocca. Quindi noi siamo portati a seguire in tutti i nostri comportamenti un criterio utilitaristico. Quindi sarà una globalizzazione o dobbiamo rassegnarci a una globalizzazione che discende dall'affermazione dell'interesse soprattutto immediato a breve termine, o sarà una globalizzazione governata? E in questa prospettiva un'altra precisazione che mi piacerebbe sentire da lei, che credo che sia molto importante, quando si parla di solidarietà. Ecco, la globalizzazione ci pone certamente dei cambiamenti di prospettiva. Anche sul piano etico sappiamo che ci sono dei grossi cambiamenti di prospettive, che comportamenti perfettamente legittimi possono diventare illegittimi sul piano collettivo. Usare, accendere una luce qua vuol dire spegnere una luce da un'altra parte, per esempio. Ecco, quando noi parliamo di solidarietà, intendiamo una solidarietà immediata, come mi pare che sia, o una solidarietà intergenerazionale?
Questo va per esempio anche nella prospettiva di come combattere la povertà. Per esempio, io sono molto preoccupato di questa grande scoperta dei paesi poveri in questo momento e della necessità di dare aiuti ai paesi poveri in una logica che potrebbe discendere da una prospettiva di diventare più ricchi per spargere la ricchezza, invece per esempio dell'ottica della condivisione, che è l'unica compatibile con una solidarietà intergenerazionale. Una cosa che riguarda sul piano strettamente giuridico e quindi è forse una piccola sfida che io sento come medico. Ecco, in un'ottica globale, come valutare i delitti contro l'umanità? Per esempio, per fare degli esempi, come valutare un caso Chernobyl che è costato 60.000 persone? È una strage colposa o è un evento accidentale? Come valutare i melanomi che stanno aumentando di frequenza, sono più che raddoppiati, aumenteranno ancora? Perché uno dei pericoli che abbiamo davanti è il fatto, lo diceva lei giustamente, che il tempo si accorcia, ma certe cose vanno sempre con lo stesso tempo. Per esempio, i pericoli che noi abbiamo di fronte a lunga scadenza vanno sempre con lo stesso tempo. Non è che adesso le latenze dei tumori si accorcino. Per scoprire che una sostanza è pericolosa occorrono sempre 15-20 anni. Avrei anche tanti altri stimoli, ma credo di prendere troppo. Sapesse quante ne ho io di domande che mi rivolgo in continuazione quando penso. Dunque, proverò. Intanto mi rammarico che la necessità di non essere troppo lungo mi ha indotto a sintetizzare troppo. Primo problema, globalizzazione governata, e io ragiono da giurista. Prendo atto di una situazione nella quale evoluzione scientifica, applicazioni tecniche di questa evoluzione scientifica hanno portato a una situazione di fatto in cui ci troviamo, nella quale abbiamo superato la dimensione territoriale, sia come spazio, sia sotto un altro profilo come tempo. Hanno portato a una situazione nella quale quello che era il tentativo di regolamentazione che gli stati nazionali e lo Stato a cui eravamo abituati poteva esplicare, oggi non funziona più. E allora abbiamo il rischio di una sorta di self-regulation legata a esigenze economiche che porta a dimenticare completamente la dimensione umana. Cioè io, per carità, non credo che si possa né criminalizzare a prioristicamente né esaltare, come però si è fatto in passato, a prioristicamente la globalizzazione. Quando parlo di globalizzazione intendo riferirmi a un processo, a un'evoluzione tecnologica, a un'evoluzione scientifica, a un'evoluzione delle applicazioni in cui ci siamo. Non è che possiamo cercare di chiuderci, ma ho la sensazione che qual è l'ultimo? Erano i talebani, mi pare, che si erano chiusi alla rete, cioè avevano deciso che ci fosse una sola postazione di internet in tutto il paese. Non è che abbia funzionato. Quindi quando parlo di globalizzazione governata forse esprimo troppo sinteticamente male il concetto per dire se non riusciamo, e non so ancora a quale livello e quale autorità e con quale legittimazione, a trovare delle regole che concilino i processi di mercato derivanti o agevolati dalla globalizzazione con certe esigenze umane fondamentali, corriamo il rischio di trovarci calati in una realtà di globalizzazione che è economica, per esempio, come quella a cui lei faceva riferimento. Lei mi diceva come vedo la solidarietà in una prospettiva immediata o intergenerazionale. Io non credo che sia possibile distinguerle. Non credo che sia possibile distinguerle, per esempio, perché tutta la discussione sull'ambiente è una discussione che si fonda su una solidarietà intergenerazionale, o meglio, si fonda già su una solidarietà immediata. La storia degli accordi di Kyoto è, direi di sì, in parte.
Sì, ho capito. D'accordo, sì, d'accordo, ho capito. Sì, no, è che stavo pensando, per esempio, al meccanismo un po' perverso che sottostava a Kyoto, cioè vendiamo le quote di inquinamento dei paesi poveri. I paesi ricchi comprano quote di inquinamento con le quali producono frigoriferi che vanno nei paesi poveri, i quali a un certo momento dovranno inquinare anche loro. Ecco, in questo senso pensavo a un discorso di solidarietà immediata ai pericoli insiti nel trasferimento. E terzo profilo che lei mi propone, appunto, mi trova pienamente d'accordo, quando penso alla solidarietà, penso che l'aiuto alla povertà non possa essere in funzione di creare un mercato o ulteriori spazi di mercato. Con quello che ho accennato troppo rapidamente nella conversazione, quando dicevo che una globalizzazione dal volto umano dovrebbe essere una globalizzazione che si preoccupi dell'accettazione reciproca, cioè del rispetto delle identità. Quando dicevo prima che vedo importantissima nell'esperienza europea la creazione delle regole europee, ma sono convinto che non potremo creare regole europee se prima non abbiamo creato un'identità europea che è fatta di accettazione, per esempio. Sono convinto che tutto il discorso dei diritti umani, non entro nel merito se sia giusto o sbagliato che nella carta o nella Costituzione, tra virgolette, europea, entri il riferimento alle tradizioni religiose piuttosto che il riferimento alle tradizioni spirituali, così come hanno proposto Herzog nella Convenzione della Carta sui diritti fondamentali dopo la presa di posizione francese che rifiutava il riferimento alle tradizioni religiose. Penso però ovviamente che nell'esperienza europea non può non entrare quel riferimento alla cultura europea che è lo scontro prima e la coesistenza adesso, entro certi limiti, delle tre grandi religioni monoteiste, cristianesimo, islam e ebraismo. Cioè, quando penso all'aiuto alla povertà o al modo per evitare che una globalizzazione di tipo soltanto economico diventi un meccanismo di sfruttamento e di isolamento, penso proprio a questo, che il primo problema è quello di aiutare a crescere le identità individuali e rispettare le identità individuali, il che diventa difficilissimo, perché se penso per esempio alla polemica che si era creata, non a Boston, dov'era, la prima contestazione del WTO, non mi ricordo in quale città, Seattle, scusatemi, ecco, tutta la polemica sviluppata dai sindacati americani da un lato per la tutela del lavoro minorile nei paesi sottosviluppati, che in realtà era un blocco del lavoro a buon mercato, e la reazione dei paesi sottosviluppati che dicevano se ci levate anche il lavoro dei minori vuol dire che ci mettete proprio la fame completamente. Penso, ecco, per restare proprio sul suo discorso, penso per esempio al grosso passo che è stato fatto, ricorda le cause intentate delle multinazionali in Sudafrica contro la produzione di farmaci antiretrovirali, bypassando i brevetti. Ecco, direi che tutto sommato l'ultima riunione del WTO nel Dubai o dov'era, almeno questo problema è stato affrontato, si è cominciato a superare il discorso della tutela della proprietà intellettuale o quello che è, adesso non voglio entrare nel dettaglio, e a riconoscere il diritto alla produzione del farmaco, cioè diritto alla vita, superando questo. Penso però che sia anche giusto quello, rimango ancora una volta le parole di Kofi Annan, che non basta produrre i farmaci se non inseriamo questo discorso in quel discorso più ampio di aiuto culturale, di realizzazione di un ambiente sano, quello che si è fatto a proposito dell'AIDS. Ecco. L'ultimo profilo, i delitti contro l'umanità. È difficile riuscire a capire, guardi, io ho lavorato come ministro, ho lavorato abbastanza per la Convenzione di Roma sui crimini, sulla Corte per i delitti contro l'umanità. Lei non ha idea della fatica che abbiamo fatto a cercare di trovare almeno 4 o 5 cose su cui fossimo tutti d'accordo. Le convenzioni internazionali e multinazionali hanno sempre questo problema.
che per trovare un accordo, per via del diritto di veto, dobbiamo poi fare delle acrobazie e ricorrere a delle formule. E proprio ho constatato che la situazione non era cambiata per nulla quando ho visto che in Sudafrica la conferenza sul terrorismo si è chiusa con un totale fallimento proprio perché non si è stato in grado di arrivare a un'elaborazione comune di terrorismo. E allora penso come potrà essere difficile inserire nei delitti contro l'umanità comportamenti tipo Chernobyl, anche se sono convinto che ci dovremo arrivare. Però adesso sarei già contento se cominciassimo ad accettare un'idea condivisa di delitti contro l'umanità. Capisco che può essere ipocrita accontentarsi dei primi passi, però qui c'è quella vecchia saggezza popolare che discutere, prendere coscienza di un problema e discuterlo non è come averlo risolto, ma è come aver cominciato a cercare di risolverlo. Ecco, non so, temo di non averle risposto, ma potremmo... E d'altronde, scusatemi, credo che la cosa che di più di soddisfazione, dopo aver tediato per tre quarti d'ora l'auditorio, è di vedere che ne viene fuori una serie di domande e di dover confessare che purtroppo non vi si può rispondere. Sì, sì, c'è un senso di impotenza di fronte a questo. Dunque, lei ci ha tratteggiato questa equazione abbastanza complessa della globalità, no? Che si punta su tre gruppi di variabili, l'economia, la solidarietà, la sicurezza. Quindi la pretesa di risolvere questa equazione, ecco, vedendola in maniera integrata, probabilmente è un mestiere assai complesso, perché qui dovremmo arrivare evidentemente a immaginare un qualche cosa di ordine supremo globale che non abbiamo. Quindi le volevo chiedere... Qualcuno purtroppo pensa di averlo. Allora, cominciamo dal settore dell'economia, no? Perché in fondo è quella più chiamata in causa, diciamo. C'è stata una velocizzazione, diciamo, della critica a questa visione della globalizzazione, chiaro, puramente economica. E oggi, quando si parla di globalizzazione economica, le prime responsabili, tra virgolette, sono le grandi multinazionali, diciamo, cioè perché in fondo sono loro che hanno innescato il nuovo modello di globalizzazione, no? Realizzando al loro interno questa massima interdipendenza e questa visione di uno scacchiere mondiale dove si spostano secondo le convenienze. Non si potrebbe cercare, se non altro, a livello delle multinazionali, perché si stanno rendendo conto, evidentemente, almeno negli ambienti più evoluti, diciamo, dai contatti che ho, si stanno rendendo conto, evidentemente, che il mondo è cambiato dopo l'11 settembre, e quindi hanno chiara la sensazione che, anche se dal loro punto di vista non cambia qualche cosa nel modo di gestire la globalizzazione, dal loro punto di vista evidentemente questi vincoli, questi limiti diventano un boomerang anche per la loro capacità di sfruttamento, diciamo, della globalizzazione. Le multinazionali oggi si rendono conto che quando vanno in un paese estero devono evidentemente cercare di diventare partecipi dei problemi, quindi di adottare una strategia di radicamento nel paese, di cercare di stabilire collegamenti, la sensibilità alla salvaguardia ambientale. Ci sono grandi multinazionali tipo Procter & Gamble che si sono date una politica di sviluppo sostenibile proprio come strategia fondamentale, la Philip Morris che si è messa a fare pubblicità contro fumo, un po' obbligata, no. Comunque sono cose, questa è una cosa un po' strana, comunque insomma la nuova etica tra virgolette di Philip Morris è quella di fare pubblicità contro fumo, però non so se è la precostituzione di materiale, diciamo, di difesa contro le cause legali, evidentemente, che poi negli Stati Uniti sono per gli effetti del fumo. Ma direi, a livello di questo mondo del multinazionale, parlando di regole, non si potrebbe immaginare di varare a livello internazionale o comunque di favorire evidentemente l'assunzione di una carta, diciamo, dei valori, dei diritti delle multinazionali, in modo che almeno da quel lato lì bisogna partire da qualche punto, no? Ecco qui. E credo che su queste multinazionali c'è un potere evidentemente di incidere sia da parte dei singoli paesi nazionali ma anche a livello internazionale. Ecco, in sostanza la multinazionale che va in Argentina piuttosto che
in Africa e così via, dovrebbe rispettare evidentemente certe regole di condotta, in modo evidentemente di assumere un atteggiamento o solidale o comunque evidentemente rispettoso anche di alcune regole comuni del diritto. Insomma, questo qui è un problema che è emerso oggi negli Stati Uniti di fronte ai fallimenti clamorosi, dove si dice che alla fine anche le semplici regole di controllo delle grandi società sono saltate negli Stati Uniti con effetti dirompenti, no? Paul Krugman ha detto addirittura che questo fenomeno qui fra 2 o 3 anni avrà degli effetti più devastanti che lo stesso 11 settembre, addirittura ha detto questo. Ecco, quindi allora, cioè, perché, per partire da qualche punto di vista, la seconda considerazione, quando noi parliamo di diritti umani e di solidarietà, beh, qui bisognerebbe fare anche qualche cosa nei confronti dell'affermazione dei diritti umani all'interno dei paesi sottosviluppati o poveri, insomma. Diciamo, è vero che le società evolute delle volte trascurano i diritti umani come fatto di solidarietà a livello internazionale e non hanno a cura il problema della povertà, però ci troviamo di fronte in questi paesi che i diritti umani sono calpestati in maniera tremenda. Ecco, qui non so, qui è molto più difficile evidentemente, ma una ripresa evidentemente di una carta dei diritti umani a livello mondiale bisognerebbe anche che... Questo è un problema forse disatteso sovente, ecco, che la campagna che si fa contro la Nigeria, l'altro giorno a Roma, questa fiaccolata all'ambasciata della Nigeria, quando è stata mercoledì sera, mi pare, no? Organizzata da Zapping per questo caso che è venuto alla ribalta della Sofia, che è prossima alla lapidazione, insomma, è un caso emblematico, insomma, meritorio, ecco, che, cioè... Noi assumiamo coscienza di questi fenomeni, non so come evidentemente incidere su questo problema di un'evoluzione, evidentemente passa attraverso evoluzione culturale, evoluzione economica, ma è un grosso problema questo problema della salvaguardia dei diritti umani minimi anche in tutti questi paesi. Vede, primo aspetto, come giurista sono un po' vaccinato negativamente. E dico perché è vero, io ho omesso tutta una riflessione che sarebbe stata molto interessante fare, perché le multinazionali sono il primo emblema, no? Della deterritorializzazione e della localizzazione nei vari paesi, le varie branche di attività laddove è più funzionale. Dicevo, quando parlavo di criminalità organizzata come forma di globalizzazione, mi riferivo anche a questo, cioè la criminalità organizzata sfrutta i paesi dove riesce a produrre di più a più basso costo, e quindi investe, quello che si diceva poi nel piccolo qui a Roma, no? La mafia spara a Palermo e investe a Milano, ecco, in termini di globalizzazione un po' più ampio era quel problema. L'appello al significato etico delle multinazionali. Io ho 2 perplessità da uomo di legge. La prima perplessità è stata rappresentata dalla creazione e dal tentativo di utilizzare un meccanismo, quello delle joint venture, tra società che vanno a lavorare in un paese e strutture del paese. Quindi vi è stata tutta, lei sa, una grossa discussione, una grossa teorizzazione della joint venture orizzontale, verticale, eccetera. L'esperienza che ne ho avuto è stata abbastanza negativa nella mia esperienza professionale. E un'altra esperienza negativa, quando si fa appello alla self-regulation, ai codici di autoregolamentazione, l'ho avuta a proposito delle regole contro la corruzione, che ormai sono diventate un patrimonio comune, codice comune di comportamento delle multinazionali. Qualcuno cinicamente, quando io richiamavo questo, mi obiettava, bravo, adesso usano le regole contro la corruzione, perché hanno trovato altri strumenti di penetrazione e di controllo dei mercati locali che rendono per le grandi multinazionali superfluo
il ricorso allo strumento della mazzetta, a cui noi poveri ultimi arrivati dobbiamo invece ricorrere per penetrare i mercati. È un'impressione un po' superficiale e paradossale quella che le sto dando, ma per ricavarne un'altra considerazione. E quando poniamo il problema delle regole, ci collochiamo in una logica di area geografica, le regole per una certa area, oppure, accettando una delle connotazioni della globalizzazione, ci collochiamo in una sorta nel continente invisibile, cioè per area di attività. Io, da giurista vecchia maniera e un po' demodé, preferisco le regole dell'area geografica, forse perché sono ancora agganciato al vecchio concetto di territorio, ma mi sento più sicuro, proprio perché le regole per area di attività ho sempre paura che finiscano per diventare regole autoreferenziali. È vero che le multinazionali hanno preso coscienza, mi ha fatto abbastanza impressione, per esempio, una delle vicende, i boicott, ecco, per rispondere anche a quella domanda che la signorina poneva prima, credo che i meccanismi, le associazioni dei consumatori, per esempio, stanno svolgendo un ruolo abbastanza forte di condizionamento, soprattutto nel sistema, mi sembra, da quello che posso capire, nel sistema economico statunitense. Un boicottaggio di una multinazionale che pescava il tonno ammazzando anche i delfini è riuscito a provocare un grosso calo delle sue vendite da parte delle associazioni ambientaliste, costringerla ad adottare nuovi metodi di pesca e a strumentalizzarli per far diventare il fatto che si risparmiano i delfini uno spot da attaccare alla scatoletta del tonno, a quello che viviamo sempre questo rischio di strumentalizzazione e mercificazione. Ma fermo restando appunto che si rendono conto che cominciano a, quindi, ad avere una forma di self-restraint, io continuo a pensare che le regole dovrebbero venire, essere accettate, ma venire da fuori, da qualcuno che abbia la capacità di imporle. Ecco perché penso più alle regole per area geografica più che alle regole per area di attività. L'altro profilo, paesi sottosviluppati e diritti umani. Quali diritti umani? Ecco, il problema per esempio del lavoro minorile. Andiamo a imporre ai paesi sottosviluppati, ed è giusto probabilmente, il divieto di sfruttamento del lavoro minorile? Non corriamo il rischio di sentirci accusare di una forma di neocolonialismo molto più nuovo e molto più avanzato? Anche qui lei ha presente problemi enormi e le acrobazie e i compromessi che portarono alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel 1948, lo scontro tra la tradizione occidentale liberale e quindi i diritti di democrazia rappresentativa, i diritti sociali ed economici portati avanti dal blocco orientale e la posizione dei paesi del terzo mondo. La Dichiarazione Universale è un po' come la Costituzione italiana su un altro piano, sono quelle bellissime dichiarazioni di compromesso. Però ho la sensazione, e qui mi riconosco in quelli che sostengono che il fondamento dei diritti umani è difficile trovare in un fondamento ontologico, sono fondati sul consenso. Trovare dei diritti umani fondati sul consenso globale diventa veramente difficile. Ecco perché continuo a dire, cominciamo a cercare di realizzare, senza chiuderci nella Festung Europa, cominciamo a cercare di realizzare in un ambiente omogeneo un discorso di questo genere. Anche perché non è che gli ultimi esempi di intervento per la difesa dei diritti umani, alludo alla Somalia e al Kosovo, siano poi stati degli esempi così tranquillanti per la coscienza individuale, per la coscienza collettiva. E d'altra parte lei conosce certamente come me i meccanismi di funzionamento della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti umani, dove per esempio noi adesso, credo, non so se poi sia stata superata, ci ritiriamo per farvi entrare gli Stati Uniti, che in materia di diritti umani, per dare un seggio agli Stati Uniti, ecco, che in materia di diritti umani hanno delle loro idee molto belle, ma qualche volta non condivisibili. Volevo fare una domanda, volevo sottolineare un passaggio
cioè quando hai detto che partendo dalle regole bisogna poi arrivare a dei principi, ai valori. Valori, principi. E questo porta, mi pare, inevitabilmente a un tema che in realtà è ritornato molte volte, più forse ancora nelle risposte che stai dando, che è quello dell'identità europea, visto che è di Europa che noi parliamo. Allora, io volevo riporre questo problema e mi è venuto in mente di porlo con una domanda che nasce non da me. Non so se hai visto questo articolo di Tim Judas sulla New York Review of Books recentemente. Allora, lui sostanzialmente che cosa sostiene? Lui ha fatto un viaggio di un mese in tutti i paesi europei, in più o meno tutti i paesi europei, ha parlato con ministri e con gente al bar e ha fatto una riflessione su come è cambiata l'identità europea dopo l'11 settembre. Cioè, la sua conclusione è che l'11 settembre ha indebolito fortemente l'identità europea. Cioè, il suo ragionamento, lo riassumo, è questo. Lui dice che l'identità tradizionalmente nella storia della coscienza, dell'identità, lui pensa soprattutto alle identità nazionali, si forma in relazione alla costituzione di un altro da sé, ed è rispetto all'altro da sé che uno definisce la propria identità. In questa situazione dell'11 settembre che cosa succede? L'altro tradizionale, naturalmente l'altro, il russo contro cui l'Unione Europea magari aveva inizialmente trovato dei parametri comuni, la Russia comunista, l'Europa dell'Est, eccetera, eccetera, non esiste più da un pezzo, anzi dopo l'11 settembre la Russia si è compattata con il resto. Gli Stati Uniti no, perché ci si compatta con gli Stati Uniti. Il rischio è che l'altro sia l'Islam, ma questo uno può avere la tentazione di dirlo, può anche dirlo, qualcuno lo ha anche detto, per esempio Oriana Fallaci, ma poi quanti riescono a dirlo sul serio e a credere che sia veramente quella l'identità? La sua conclusione è che di fatto l'11 settembre ha diminuito l'identità europea, perché da un lato l'ha schiacciata contro gli Stati Uniti, dall'altro lato, pur ricompattando un'Europa dall'Atlantico agli Urali, però ha anche acceso questo rischio che l'identità si costituisca come un'identità cristiana contro l'Islam, e questo crea all'interno della società e della cultura europea degli anticorpi fortissimi. Allora, vorrei sapere la tua reazione. Credo di avere anticipato la risposta prima, quando ti dicevo che quando penso a una tradizione religiosa europea la identifico nel dialogo tra le tre religioni. Cioè, io qui vorrei dare un mio convincimento paradossale ma contrario. L'11 settembre sul piano politico ha corso il rischio di distruggere l'Europa. Cioè, se pensiamo alla riunione della trilaterale, no? Alla corsa a chi arrivava prima a manifestare la propria solidarietà e a offrire forze armate agli Stati Uniti per l'intervento in Afghanistan. Cioè, politicamente l'Europa ha passato un momento molto difficile e lo sta tuttora passando. Io paradossalmente però credo che se l'Europa riesce a superare questo, la sua identità si rafforza proprio e soprattutto nel rapporto con l'Islam. Cioè, faccio un discorso rovesciato. È vero che si sono svegliate delle tensioni, xenofobia, ma nella sostanza è venuto fuori e abbiamo cominciato a prendere coscienza che uno dei punti fondamentali dell'Europa, soprattutto dell'Europa mediterranea, è il rapporto con l'Islam, che non può essere e non deve essere un rapporto conflittuale. Cioè, direi, questo lo dico proprio come esperienza personale di uomo della strada, io dopo l'11 settembre, oltre a riflettere su queste tematiche qua, e oltre a continuare a essere un euro-ottimista, e voglio continuare a esserlo, se mi levano anche l'euro-ottimismo non so che cosa mi rimane, ecco. Oltre a essere euro-ottimista, proprio nel mio euro-ottimismo mi sono posto due problemi, il nostro rapporto con la Russia e il nostro rapporto con l'Islam, con i paesi della sponda mediterranea, come premessa di un discorso di Islam molto più ampio. E mi sono domandato, l'Europa ha la possibilità di
continuare a vivere, a esistere, di avere un'identità europea, se ha la capacità di risolvere questi due problemi. Ecco perché la vedrei un po' diversamente da una tesi più pessimistica. Cioè, chi è che ci dice, certo che politicamente è molto più difficile, ma qual è la crisi dell'Europa dopo l'11 settembre? Il fatto che l'Europa si appiattisce sugli Stati Uniti. E io non ne ho nessuna voglia. Voglio continuare a pensare a un'Europa nella quale non ci sia uno scontro di civiltà, che non c'è. Perché io considero parte integrante dell'Europa l'esperienza di civiltà di Federico II in Sicilia. Considero parte essenziale dell'Europa il superamento della battaglia di Lepanto o la coesistenza tra la battaglia di Lepanto e i mercanti che continuavano ad andare a negoziare. Ecco, considero parte integrante dell'identità europea e credo che dovremmo farci un po' di analisi sopra la Shoah. E se prescindiamo dalla Shoah, non vedo come possiamo pensare a una identità europea se la rimuoviamo, se ce la dimentichiamo. Ecco dove penso che lo shock dell'11 settembre potrebbe costituire per l'Europa quella famosa emergenza senza la quale, Dahrendorf dice, non si può fare una Costituzione. L'ottimismo che lei ha dichiarato... È un ottimismo necessario, Sì, necessitato. Necessario, ecco. Perché è meglio dell'altra cosa. Ecco, vorrei, se lei mi potesse dare la sua riflessione su una cosa che è un po' curiosa, che in parte lei ha citato, cioè il fatto che in questo momento eccezionale si è avuta un'alleanza e una compattazione, questo sottolinea la grande efficacia della globalizzazione, tra paesi che certamente erano fino a pochi giorni dietro in grande conflitto, lei ha citato Stati Uniti, Cina, Russia... E però ecco che ci sono anche altri segni che vanno nella stessa direzione, per esempio l'incredibile compattazione, perlomeno nell'individuazione del nemico, tra mondi completamente diversi, quali il mondo che certamente è di sinistra e socialmente avanzato, perlomeno così si ritiene, dei no global, e la parte oscurantista di certe religioni, che trovano lo stesso nemico. E la forza enorme che ha avuto nella compattazione, direi nella globalizzazione spirituale del convegno di Assisi e diciamo così nel risultato anche di questo che tutto sommato in una stessa frase sullo stesso piano ha condannato terrorismo e guerra. Sì, concordo pienamente con lei. Beh, io tra l'altro ecco, m'ero segnato e poi mi sono dimenticato di riflettere e di svilupparlo proprio il discorso di Assisi, che è una risposta di tipo globale, se vogliamo simbolica, mediatica. Qualcuno l'ha stigmatizzata proprio per il suo contenuto mediatico. Io, cioè, semmai mi sentirei più vicino a chi l'ha criticata per quello che non a chi l'ha criticata temendo un sincretismo. Anche perché vorrei dire, e qui torna il discorso dei giovani, dobbiamo ricominciare a sognare. Guardate, io ieri ero alla inaugurazione dell'anno accademico a Roma 3, dove è venuto il Papa, e dove, devo dire, il Papa ha fatto un discorso breve, difficile, non stava bene, però a me piace moltissimo l'idea di questo vecchio che esprime proprio l'angoscia del mondo e la gioventù del mondo, tant'è vero che ha un linguaggio privilegiato coi giovani che noi non riusciamo più a avere. Ecco. Allora in questo senso mi fa sempre paura, mi rendo conto che forse può essere un ottimismo di maniera, ma mi fa sempre paura l'idea del nemico che compatta. Lo vedo anche su altri piani. Quando costruiamo delle coalizioni o delle alleanze che hanno un cemento soltanto negativo, andare contro qualcuno, ogni riferimento a vicende attuali è totalmente casuale, perché io sono un giudice costituzionale, poi dobbiamo fare i conti con una mancanza di creatività. Ecco, allora, in questo senso, l'11 settembre dovremmo essere capaci, proprio come identità europea, di usarlo non per la creazione di un nemico comune, ma come stimolo, e questo è un po' il significato della riflessione che ho voluto dare, che vi ringrazio delle domande perché viene meglio alla fine dopo le domande. Usare l'11 settembre
come stimolo per arrivare a quel discorso del rispetto dell'identità, cioè della globalizzazione al volto umano di cui parlavo prima. In questo senso la ricerca delle regole e dei valori per colmare il gap della sicurezza è strettamente funzionale a un discorso di identità che è alla base della solidarietà. Bene, grazie.